Oggi conosceremo altri due candidati alla poltrona di sindaco alla nostra città di Palermo. Il nostro Maglio Viola in anteprima ha fatto il riassunto delle puntate precedenti. Vi faccio vedere un po' di satira, quella che ha fatto Sasà Salvaggio sul palco del Golden in merito ai tanti candidati. Prego. C'erano i politici prima qua? Sì, Chi c'è ancora? se ne sono andati, no, un arresto nudo. Peccato. No, ma Chi ci vuole arrivare, Sasà? No, glielo volevo dire, per ora noi siamo un po' disorientati a Palermo. No, Perché metti pure un manifesto, dopo che non c'è più. Cioè, com'è possibile? No, ma è incredibile. No, Si no, no, cambia. aspetta, ce ne fu. No, guarda. No, sai ciò che è vero? Ce ne fu uno, un mese. Votami, sarò per la città. Minchia, l'ho pure io. Sei ritirato. Sa penso. Ora ce n'è nato, che serve a pigliare cura di noi. C'era scritto, ne avrò cura. Già ne posò. Già la cura finiva, già la cura finiva. Ecco, come cura ora. Ora non lo so, aspettiamo qualche Allora anno. vediamo che succede. Io mi signo negato, faccio i figurini. Questo ce l'ho, aspetta, questo mi manca. Ora vedremo se ne affaccia qualche anno, non lo L'altra so. mattina mi ha dato quello che non posso dire, mi hai fatto No, venire. no, No, non lo no, dico, no, io non lo non dico i diciamo. nomi. No, no, ma... Non dico i nomi, però sono preoccupato, capisci? Chissà chi c'è. Vabbè. Sperisce. Quello che non è accaduto però, credo, nella candidatura di Ciro Lomonte. Buongiorno Ciro, benvenuto in casa Buongiorno a voi, Mintella. grazie dell'ospitalità per Grazie a te per questo aver accolto il nostro spazio. invito. Allora, sei ufficialmente candidato a sindaco. Sì. Non ho fatto marcia indietro come altri per accordi vari. No, sì, sono candidato a sindaco con una lista che comprende, oltre a Siciliani Liberi, con la quale, di cui io sono segretario nazionale e con la quale avevo già corso 5 anni fa. Avevo già fatto questa prima esperienza, totalmente nuovo, un salto nel buio perché non avevo. Quanto voti hai raccolto la prima? Poco meno di 5.000 in quell'occasione. Stavolta invece abbiamo messo insieme altri due gruppi politici, cioè Italexit, Palermo e Popolo della Famiglia, diciamo i rappresentanti siciliani di queste due formazioni. E quindi stiamo lavorando alacremente. Bene, allora Maglio, cominciamo con il giro di domande, poi vediamo la clip del nostro Antonio Turco che abbiamo girato anche agli altri, Beh, la prego. prima cosa che penso chi ci ascolta vuole sapere è Ciro Lomonte è un candidato, io l'ho detto poco fa, indipendentista. E cosa vuol dire indipendentista per un candidato sindaco di Palermo? Partiamo da qui, capiamo perché questa candidatura Sì, nasce sì, da un sì. punto Io di vista. penso che una parola che riassume tutto è capitale. Capitale non nel senso di Marx, no? Capitale nel senso che Palermo è capitale di una nazione che è la Sicilia, che è stata maltrattata negli ultimi 200 anni, in particolare dal 1816, che continua ad essere maltrattata perché al di là del discorso del dissesto causato da questa amministrazione comunale, però bisogna tener conto che tutti i comuni siciliani hanno difficoltà economiche. Da cosa vengono? Dal fatto che, dati alla mano, non rispettando lo Statuto siciliano, che è una legge costituzionale, è un articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, la Sicilia viene privata ogni anno di più di 10 miliardi di euro che le spetterebbero. Qualcuno potrebbe dire, ma questi vengono da contributi che lo Stato dovrebbe devolvere alla Sicilia? Assolutamente no. Secondo gli articoli, soprattutto 36, 37 e 38 dello Statuto, le tasse della Sicilia dovrebbero restare qui, anche perché qui, cioè alla regione siciliana, sono attribuite tutte le spese, anche quelle che in altre regioni sono attribuite allo Stato. Perché, quindi non bisogna fare il paragone fra, che ne so, regione Lombardia, dipendenti e funzioni della regione e dipendenti e funzioni dello Stato. Qua sono tutte attribuite alla Sicilia. Allora, togliere queste risorse alla Sicilia significa quello che è sotto gli occhi di tutti, e cioè, a parte i comuni appunto che hanno difficoltà ad arrivare, fra l'altro anche con la faccenda della legge stabilità, la Sicilia è quella che pro capite dà un contributo più alto di tutti in Italia. Però a parte questo, che cosa significa? Le strade, autostrade che non abbiamo, strade senza manutenzione e così via dicendo. Quindi Palermo è la capitale di una terra che è trattata come una colonia, cioè quando si tratta di attribuire le spese, le funzioni, va bene lo statuto siciliano. Quando si tratta di lasciare le risorse perché questo si possa fare, allora viene trattata in altro modo.
Sì, no, mi sembrava più una, perdonami, un ragionamento da chi si candida alla presidenza della regione. Vabbè, poi vedremo. No, non io, però diciamo abbiamo un progetto anche per la regione siciliana, quindi stiamo pensando a chi candidare, stiamo pensando... no, certo, è la regione il cuore del problema. Però non possiamo dimenticare che Palermo non è una città qualunque e non è neanche semplicemente un capoluogo, è una capitale, lo è stata e bisogna anche stare attenti, io sono architetto e sono appassionatissimo di arte e della storia di questa città. Allora, girando per questa città e portando tanti turisti da tutto il mondo, non come guida ma come amico, no, come diciamo chiave per entrare in questo grande mistero, in questo grande fascino che è Palermo. E quello che spiego è che per capire Palermo bisogna capire una civiltà, bisogna capire una storia. Allora, per esempio, io ritengo che sia totalmente fuorviante il discorso che la cultura porti ricchezza. Non è vero. Almeno, attenzione, parliamo semplicisticamente, in modo sintetico. In realtà una grande ricchezza, soprattutto in alcuni periodi della nostra storia, ma insomma fino al XIX secolo è stata ricca la Sicilia, ha portato una grande cultura. Vi faccio un esempio concreto, se ho il tempo di farlo, in modo da... Bravissimamente. Nei libri di storia si parla di questi nobili siciliani come se fossero dei grandi fannulloni che vivevano di rendita. Allora, mi devono spiegare com'è possibile Palazzo Mirto o Palazzo Canciavalguarnera. Cioè, questi principi erano veramente dei re nel loro territorio, quindi avevano capacità amministrative che gli permettevano per 100, 200, 500 anni di essere anche dei mecenati, ma perché c'era una ricchezza che loro amministravano. Questo non viene raccontato ai nostri ragazzi a scuola. Allora, il nostro Antonio Turco lo abbiamo sguinzagliato, se così si può dire, in giro per la città, a sentire un po' di domande. Sono le stesse che abbiamo girato anche ai tuoi colleghi candidati a sindaco precedentemente, quindi te le facciamo vedere così potrai poi rispondere. Prego, regia. Buon pomeriggio Massimo, sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, no, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa si manca? Pulizia? Di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio? Un esempio, le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certa il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile. Ecco, questo è il risultato di quello che ha raccolto il nostro Antonio Turco. Ciro Monte può rispondere alle domande. Come, in un minuto? No, un minuto no, hai tempo. No, intanto mi è piaciuto moltissimo come ha terminato l'ultima signora intervistata. Noi siamo orgogliosi di essere palermitani. Allora, qualcuno mi ha preso in giro, ma io lo ribadisco. Lo slogan l'ho scelto apposta io, l'avevo scelto già 5 anni e dato che la situazione è peggiorata, l'ho ribadito quest'anno. Palermo sia fiera di Palermo, i palermitani devono essere orgogliosi di essere palermitani, perché in realtà quello che si cerca di mettere nei nostri concittadini è una sorta di autorazzismo, cioè la convinzione di essere
incapaci di autogovernarsi, e questo è tristissimo. Invece la signora ha detto benissimo questa cosa, e ha detto anche che però vuole che il governo sia all'altezza della situazione. Allora qua bisogna riscoprire il fatto di essere figli di una grandissima tradizione, non nostalgici, nel senso che qua bisogna rimboccarsi le maniche per affrontare una situazione nuova, e darsi da fare. Allora, già vi ho detto uno dei problemi che pesa moltissimo sulla gestione amministrativa, perché senza soldi non si riescono a fare tante cose. Però dobbiamo aggiungere un'altra, perché quelle cose che hanno detto lì la pulizia delle strade, i cimiteri, gli impiegati che lavorano più o meno, hanno poi alla fine tutta una stessa radice. Quando nel 1943 i siciliani tentano di staccarsi dall'Italia, a un certo punto era una situazione molto delicata, perché si stava uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, ancora diciamo, c'erano i tedeschi, gli alleati stavano risalendo. Qua si crea proprio un grande fronte popolare che voleva farla finita con l'Italia per le condizioni in cui aveva gettato la Sicilia dal 1860 in poi. Allora, in quel momento si trova lo stratagemma, trovano il governo provvisorio, trova lo stratagemma di concedere uno statuto. Lo statuto siciliano è un patto fra la Sicilia, fra i siciliani che si sentono una nazione, e un'altra nazione che è quella italiana, e dicono va bene, noi restiamo ma a queste condizioni. Scusate se insisto su questa cosa, ma perché, dove voglio arrivare? È che a quel punto, ci sono anche dei libri recenti che lo spiegano benissimo, a quel punto prima la Democrazia Cristiana e poi il Partito Comunista, e cosa fanno? La Democrazia Cristiana in particolare, perché era commissario straordinario Salvatore Aldisio, ma c'erano Bernardo Mattarella e tanti altri personaggi, con l'aiuto della mafia, no? Don Calò Vizzini, che sicuramente non era a favore dell'indipendenza. Che cosa fanno? Dicono, va bene, gli concediamo questo statuto, ma come disse Concetto Gallo, che stava dall'altra parte, cioè come separatista, questi ne faranno carta straccia dello statuto. Quindi, cosa hanno fatto e che porta a quello che dicono i cittadini di Palermo che hanno parlato prima? Cosa hanno fatto? Hanno detto, in cambio del silenzio rispetto ai diritti e alla dignità dei siciliani, noi daremo posti pubblici. Questo è avvenuto in questi 80 anni. Posti pubblici, clientelismo, assistenzialismo, e quindi la macchina del Comune di Palermo perché è ingolfata? Perché hanno moltiplicato le presenze dentro, ma non solo la recente amministrazione, anche quelle precedenti, soprattutto nelle partecipate, perché in realtà gli impiegati comunali sono inferiori al numero che sarebbe necessario. Anzi, per l'esattezza, la metà degli impiegati comunali è assunta per part-time, per 20 ore a settimana. Mi spiegate questi come devono lavorare? Poi ci sono i figli di padrini che non fanno neanche quello che dovrebbero fare. Ma in generale la macchina comunale così non può funzionare. Bene. Quindi se non si fa saltare questo sistema clientelare, noi non possiamo amministrare Palermo. Maglio. Io però entrerei un attimino nel vivo di tutta questa discussione, perché è chiaro che il concetto autonomista è abbastanza chiaro. Per risolvere questo problema i soldi si dovrebbero andare a prendere dalle tasse che i siciliani dovrebbero pagare e dovrebbero restare in Sicilia. Ma lo stato dell'arte, se domani mattina Ciro Lomonte fosse eletto sindaco di Palermo, questa situazione non si verificherebbe. Certo. Dove andrebbe Ciro Lomonte a prendere le risorse per fare le cose che bisogna fare, visto che comunque non potrebbe contare su queste tasse che restano un principio? Certo, questo è il grosso problema. Intanto bisogna fare i conti con quello che abbiamo a disposizione. Intanto bisogna evitare degli sprechi, perché ne sono stati fatti tantissimi. Possiamo fare casi come Palermo Capitale della Cultura, cioè è stato un disastro. Queste cose, soldi distribuiti agli amici degli amici, questo deve finire. No? Quindi quelli che ci sono e quelli che possono arrivare dal PNRR, da fondi europei e così via dicendo, vanno impiegati in modo adeguato per far funzionare attualmente così com'è. Dopodiché bisognerà però nel frattempo continuare la battaglia per farsi dare quello che è nostro. No? E poi dico, ci sono alcune cose che sono degli specchietti per le allodole. Per esempio la ZTL non ha risolto il problema dell'inquinamento atmosferico.
è stata attivata per pagare i buchi che ha creato in bilancio il tram. Parliamoci chiaro, che stiamo parlando di 10 milioni di euro all'anno, ok? E non serve a niente questa ZTL così come concepita. Allora, qua tassa di Sicilia dobbiamo stare attenti, cioè una cosa è quelle che già vengono pagate e che dovrebbero restare qui, per esempio l'IVA, un'altra cosa è andare ad addossare sui palermitani altre tasse, no? Perché qualcuno degli altri candidati ha detto dobbiamo far pagare tutti quelli che non pagano, è vero, cioè bisogna lottare all'evasione, è vero, però attenzione, perché nel frattempo noi abbiamo tante cose che sono puramente teoriche nel bilancio del Comune di Palermo, per esempio la riscossione delle multe che vengono messe lì dentro, ma che non funziona. Quindi bisogna mettere ordine in tutto questo, cioè guardare bene quali sono i conti e dopo intervenire in modo razionale. Ma una curiosità, noi la prima volta ci si incontra e quindi ti do del tu come faccio sempre in casa mia Nutella. No, io non sono un giornalista, non a caso c'è qui come il direttore che mi dà una mano, però ho sempre delle curiosità. E la prima curiosità che ho è questa, ma tu rappresenti appunto un movimento indipendentista, dicevi prima, molto piccolo, perché avete 5 anni fa raccolto 5.000 voti, che sì, non sono pochi, ma non ti hanno permesso certamente di... Italia Exit in Palermo, in Sicilia, non mi pare che abbia questi grandi numeri. La domanda che ti faccio, anche un po' provocatoria, è: ma non converrebbe per iniziare andare, tra virgolette, con le big, per fare un sillogismo con le squadre di calcio, ci sono la Juve, l'Inter, il Milan piuttosto che la Roma, e poi ci sono la Salernitana, il Cagliari e altre squadre piccoline che economicamente non possono sostenere quei costi lì per andare in Champions e così via. Non converrebbe entrare con loro e poi dopo cominciare a capire anche meglio, no? Allora, anch'io ti do del tu a questo punto. Sì, certo, come no, assolutamente. Quindi, Massimo, non sarà giornalista, ma una domanda intelligentissima. Ed è cruciale. No, no, sul serio dico. No, anche perché ti dico, da palermitano, viaggiando in città, io non ho visto un manifesto con la tua faccia, per dirti, capito? Sì. Non mi è capitato di, rispetto ai big, adesso non facciamo i nomi per la carineria, però è chiaro, cioè certo, anche i media, noi non stiamo facendo un giro, ci tengo a precisarlo, tutti i nostri ospiti non hanno pagato nessun compenso, nessuna cosa, questi sono spazi che stiamo dedicando alla nostra città per fare conoscere i candidati, prego. Perfetto, allora vediamo un po'. Primo, io non sono un politico e alle volte scherzando dico che sono casomai un po' litico, cioè sono un po' di ciaca, come si dice a Palermo. Okay. Io ho le mie attività che mi assorbono tantissimo, mi appassionano tantissimo, se mi sto spendendo da 6 anni a questa parte per questa causa è perché ci credo, è perché penso che ci voglia gente che serva Palermo, non si serva di Palermo, perché ne vedo abbastanza, anche sui manifesti appunto, di persone che vogliono servirsi di Palermo e vogliono servirsi della Sicilia. Detto questo, il discorso delle alleanze, dico, noi potevamo per esempio continuare ad andare soltanto con Siciliani Liberi, giustamente dici tu, vabbè, avete scelto comunque due che non è che siano così rappresentativi da un punto di vista delle percentuali in questo momento. Però attenzione, la questione è questa, l'acqua con l'olio non si può mescolare. Allora, la gente è totalmente stufa, cioè chi vota per questi candidati dei partiti maggiori è perché è compromessa, è perché fa parte di un sistema clientelare, è perché ha dei privilegi, è perché ha ottenuto qualche cosa, quindi non è neanche più un voto ideale, non lo è, lo vedo andando in giro per la città. Allora, invece c'è un grandissimo scontento e c'è una grandissima tendenza all'astensione. Allora, il discorso è che il sistema non si demolisce dall'interno del sistema. Oh, scusa per capirlo, ma per esempio, no, le due volte ultime di Luca Orlando, era un voto clientelare o un voto certo, perché la gente credeva? Ma se lo chiamano papà, quelli della RAP, quelli, certo che è un voto clientelare, quelle sette liste chi raccoglievano, certo che è un voto clientelare. Per cui noi abbiamo bisogno di poter dare fiducia, dare speranza, dare una possibilità alla gente di pensare che è possibile invece riappropriarsi della politica. Riappropriarsi della politica, questo è il discorso. È una sfida difficilissima perché richiede risorse, dovremmo mettere manifesti in giro, non lo so, noi intanto stiamo andando in giro, a prescindere dai manifesti. Però voglio dire, quello che serve,
Teniamo conto che veniamo da una grandissima delusione, non soltanto in Sicilia, ma la Sicilia ci ha creduto molto, che è quella dei 5 Stelle. I 5 Stelle sono state l'ultimo grande bluff dopo il Movimento per l'Autonomia. Beh, voglierà dire a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Va bene, io la prego. Quello è un altro discorso, però sì. Dico, in ogni caso, sì. Tanta gente non l'ha votato per il reddito di cittadinanza, tanta gente che io conosco l'ha votato perché pensava che fosse possibile farla finita con la Seconda Repubblica, che è fatta, perlomeno nella Prima sì. Repubblica rubavano per sé, e cioè scusa, per i partiti, nella Seconda Repubblica rubano per sé e non, certo. Non hanno nessun progetto per il governo. Va bene. Viola. Però giustamente Lomonte ha messo l'accento sulla questione dei 5 Stelle. La questione dei 5 Stelle è una questione particolare. È sicuramente stato un voto di protesta e su questo non c'è ombra di dubbio. Sì. E la Sicilia ha partecipato in maniera massiccia a questo voto. Come di protesta. No? Ma Palermo molto meno rispetto al resto della Sicilia. Quindi perché partire cercando anche di cavalcare il voto dello scontento, se non di protesta, proprio dalla città di Palermo, che è forse quella che meno ha risposto da questo punto di vista? Ma non è questione di partire, cioè è questione che intanto da un punto di vista cronologico Palermo viene prima, quindi perché poi ce la dobbiamo giocare alla regione che sarà a novembre, se ci faranno votare. Per cui il discorso è che anche se questa città ha un grosso problema in questo momento, o meglio, da quando è stata istituita la regione siciliana, questa è la città meno sensibile ai cambiamenti politici, nella misura in cui c'è un certo numero di persone che vivono della struttura amministrativa della regione siciliana. Questo è palpabile, ok? Ma al di là di questo, comunque, ci sono tantissimi cittadini palermitani che hanno ideali, fuoco, e che non vanno a votare, che non vanno a votare. Quindi era importante. Allora, io stamattina in un altro incontro raccontavo una vicenda che per me è emblematica, no? Una persona che ho conosciuto, una persona bravissima, adesso è andata in cielo, ha avuto una brutta disavventura perché i medici hanno sbagliato all'atto del parto di uno dei figli e hanno sbagliato con il forcipe, scusate, e quindi questo bambino è nato deformato fisicamente, ma la testa ce l'aveva. Allora, questo papà, con un grande coraggio, una grande perseveranza, si è messo a seguire sto bambino perché potesse crescere in qualche maniera accanto agli altri. Fino all'elementare è andato bene, arrivato alla medie, va a scuola e il preside dice no, assolutamente, non lo accetterò mai. Allora, che cosa ha fatto lui? Ha continuato la conversazione e si è fatto accompagnare fuori dalla presidenza, da questo preside. Dopodiché, con una mossa agile, ha preso la chiave e ha chiuso la presidenza. Allora, quello, arrabbiatissimo, ha chiamato la polizia, questo è sequestro di persona. Invece il papà ha detto, no, non è sequestro di persona, sto impedendo di svolgere una funzione che lei non è capace di svolgere. È stata una cosa comicissima, è dovuto venire il provveditore a parlare con il preside e quindi lui poi gli ha riaperto la porta. Io credo ci dobbiamo riprendere la chiave. Questo è il punto. È una fatica? Non so che cosa arriveremo a questa prima tornata, ce ne vorranno altre, saranno altri, non sarò io, ma questo lavoro va fatto. Ok, ma in caso di pareggio, mi viene il termine in questo momento. Vabbè, di ballottaggio. Di ballottaggio, perdonate, non mi veniva la parola ballottaggio, a 3 ore che ci penso. Vabbè, ballottaggio, voi che fate? Non possiamo... Cioè, noi non ci fidiamo, se tu parli sì. dei due candidati maggiori, non possiamo fidarci perché per quanta stima possa avere un architetto, l'altro è una persona estremamente sì. stimabile per il lavoro che ha fatto negli anni passati, ma dietro ci stanno quei partiti italiani di cui noi non ci fidiamo per nulla. Quindi noi, peraltro, non ho detto una cosa prima, noi puntiamo fondamentalmente a entrare in Consiglio Comunale. Superare la soglia di sbarramento. Se riusciamo a portare 1, 2, 3, è un obiettivo ampio, vediamo, ambizioso, allora faremo opposizione, ma soprattutto in Consiglio Comunale vogliamo le carte, vogliamo guardare le carte, perché ci sono delle cose esoteriche, cioè misteriose in questo comune. Mm. No. Però appoggiare questi, no, non appoggiamo né l'uno né l'altro. Guardare le carte, quindi significa, in buona sostanza, il tentativo è quello di non di scardinare, perché diciamocelo, scardinare il sistema in questa fase non è possibile, ma di sì. averne accesso per poi scardinarlo sì. all'interno, è quello che dicevamo all'inizio. Sì, cioè
Ma appunto, cominciamo dal Consiglio Comunale almeno. E allora torniamo sempre lì. Non sarebbe stato più utile, forse, schierare una lista dentro una delle coalizioni per poi portare questa battaglia dall'interno? Allora, Scusate se insisto, però facciamoci capire dalla gente. Ammesso e non concesso, perché ci sono molti punti interrogativi, ammesso e non concesso che il Movimento 5 Stelle sia nato per fare veramente questo e non per canalizzare la protesta verso qualcosa di peggio di quello che c'era prima, ammesso e non concesso, cosa ha portato l'abbraccio con la Lega, con il PD? Cosa ha portato? Ha portato dei risultati in questo governo? Secondo me no, secondo noi no. Quindi riteniamo che con questi... Intanto i partiti italiani non è soltanto che sono delle macchine di alleanze e di incetta di consenso, è che sono delle macchine che non hanno più... Non hanno più un reale rapporto con la programmazione di uno sviluppo. Queste sono, tutti i partiti italiani in questo momento, sono strumenti della finanza. Cioè avere scelto Draghi, per esempio, è chiarissimo. Cioè, allora, con chi ci dobbiamo alleare? Con persone che vogliono che si annullino totalmente le differenze dei territori, che vogliono che ci sia un popolo di schiavi, che ammazzano il ceto medio, stanno massacrando il ceto medio, no? Ci dobbiamo alleare con questi, il PD che doveva difendere i lavoratori e che adesso invece difende le banche e i finanzieri, con questi dobbiamo allearci, o dall'altra parte che sono anche peggio. No. Noi riteniamo, io ritorno a fare l'architetto, cioè se non è possibile, se questo esperimento fallisce, io ritorno a fare quello che peraltro sto continuando a fare con grande fatica anche in questi giorni, no? Ma io non ho ambizioni, cioè io non è che voglio arrivare adesso. Cioè, se farò il sindaco, se ci sarà un miracolo, se farò il sindaco, lo farò per mettere in servizio questa città. Sì, ma dovrai comunque, cioè, mi sta sembrando il tuo ragionamento, e poi ti lascio l'ultima domanda di Viola. Un po' come gli apparati Apple e Android. Apple non parla con nodo, con nessun cellulare. Cioè, Apple, se Apple e Apple si parlano, Apple e Android non si parlano. Mm-hmm. Ecco, mi sembra il tuo ragionamento di oggi, mi sembra un po' Apple non parlo con gli altri. Per quanto tu dica, succede il miracolo ad affare il sindaco, ma poi dovrai dialogare anche con l'opposizione, con quelli con i quali poi dovrai necessariamente dialogare. Certo, no, ecco, perché noi siamo convinti che probabilmente... No, è diverso però, Massimo. Sì, una cosa è dialogare, un'altra cosa è farne parte. Può dialogare anche immaginando percorsi che possono permettere... Perché ma è un'altra cosa farne parte, sì, perché tendono a risucchiarti e a distruggerti. L'hanno fatto tante volte in questi 6 anni. Sì. Quante volte mi hanno chiamato degli parlamentari regionali per dialogare? Io non capivo. Guardate, una delle volte che sono rimasto più, l'ho raccontato altre volte ma lo ripeto, una delle volte che sono rimasto più sconcertato è un gruppo di parlamentari della regione siciliana che... sono andato io con altri rappresentanti siciliani liberi, non riuscivo a capire cosa volessero. Poi alla fine il discorso era che noi avremmo dovuto essere il braccio territoriale, siccome abbiamo contatto con... perché loro sono un po' distanti dal... A un certo punto io gli ho detto, ma scusate, è perché dovremmo farlo? Cioè voi siete disposti a difendere lo statuto siciliano fino allo spargimento del sangue? Può sembrare una battuta, un'esagerazione. No, non lo è. Però in ogni caso io la domanda l'ho fatta. Erano 5, sono impalliditi tutte e 5. Allora io lì ho capito, signori, che qua questa gente, questi dei partiti italiani, sanno che quando entrano lì dentro, e lo sanno anche prima, ci sono dei fili scoperti che non si possono toccare. Allora io li voglio toccare, non per scottarmi, ma voglio che scambi questa situazione. È questo il discorso. Altrimenti non serve a niente, altrimenti ripeto, io non sono un politico. Maglio, ultima domanda. Le questioni ideologiche mi sembrano chiare, è una scelta ideologica quella di non stare con nessuno, perché è un'ideologia quella che chiaramente portate avanti, ideologica non nel senso deteriore del termine, attenzione, ideologica nel senso reale. Possiamo chiamarla ideale? Ideale, perfetto, sì. È quello il concetto che volevo esprimere, sì, okay. una scelta di ideali, va bene, sì, così, ecco, sì. Perfetto. Proviamo a fare un attimo, chiamiamolo gioco, una cosa veloce. 3 o 4 argomenti che i palermitani chiedono, sì o no, se Ciro La Monte cosa ne pensa di questo. Tram sì o tram no?
Tram no, assolutamente. Da nessuna parte. Sì. ZTL sì o no, mi sembra di capire no, da quello che diceva prima. No, ma anche le strisce blu, cioè bisogna ripensarle, i parcheggi bisogna ripensarli, no? Ma no, non sto parlando per togliere tasse, sto parlando di un discorso più generale, magari... Per esempio, no, entriamoci velocemente. Allora, questa città è pianificata malissimo, per questo non funziona. Cioè questa città dopo l'Ottocento è stata deturpata dal piano Giarrusso 1885 e dal piano del 1962. Quindi bisogna riprogettarla, bisogna fare in modo che sia una città di città con quartieri che siano autosufficienti, quindi chiamano tutti i servizi, per cui uno i mezzi o l'auto privata la prende per andare in centro se ci vuole andare, non solo, ma facciamo andare i giovani anche in queste altre città, in queste periferie. Noi abbiamo presentato nel 2011 un progetto dello ZEN che sarebbe talmente bello che la Movida si trasferirebbe lì, no? È così in tanti altri quartieri, quindi è un cambio proprio di approccio, no? Il decentramento spinto, forzato, diciamo, quasi delle municipalità separate. Sia amministrativo, ma soprattutto architettonico urbanistico, con i servizi, ok? E questo peraltro nelle aree di edilizia economica e popolare il comune lo può fare subito, che questo sarebbe anche una cosa economica, perché arrivano soldi al comune da questa operazione. Con il progetto che abbiamo presentato per lo ZEN, il comune avrebbe un attivo alla fine dell'operazione che riqualificherebbe, rigenererebbe quel luogo, di 3 milioni di euro. Non è che spenderebbe altri soldi. Tenuto conto che periodicamente il comune riceve dalla regione botte di 10, 15, 20 milioni di euro da fondi ex GESCAL. E che cosa hanno fatto finora? Hanno piantato alberi. Per carità, una cosa molto bella, ma 20 milioni di alberi, francamente, lo ZEN a quest'ora sarebbe molto, molto migliore, no? Quindi questo rivoluziona il tutto, perché il problema non è non volere il tram, è questo tram che ha creato una separazione nelle strade. E qua bisogna fare la metropolitana, bisogna fare delle strade in cui ci si possa camminare meglio, bisogna mettere altri 400 autobus, no? Perché 600 sono quelli, ci sono 200 in questo momento, 600 è il numero che servirebbe a Palermo. E quindi è mettere in moto tutta una macchina, non è questione, altrimenti veramente ideologia, no il tram, no, non è questione, i tram ci sono in tante città, quelli che hanno dato a noi sono vecchi, ma non vecchi nel senso le vetture, è vecchia generazione, i tram, se uno va in varie parti d'Europa, sono su gomma, non su rotaia, è chiaro che poi devi fare le trincee in questa maniera, dico, già, questo è uno degli errori, poi lasciamo perdere la progettazione che è stata fatta, perché se uno vede il progetto per Via Libertà, uno dice, vabbè, ci stanno prendendo in giro, e gli stessi professionisti si sono messi a servizio del comune. Si vedono, vegetazione lussureggiante su Via Libertà, un solettone e sotto parcheggi. Su questo solettone di un metro ci stanno i platani. Ora, convincere i platani a ridurre a un metro le proprie radici mi sembra che sia un po' difficile, anche perché non ci si può neanche parlare, non è che è una questione psicologica. E di queste cose in questa città ne sono state fatte tantissime in questi anni, per interessi privati, non lo so, sicuramente c'era un desiderio di tenere questa città sotto una cappa e ci sono riusciti, ma adesso basta, questa è una città che è al collasso, è un declino proprio quello di Palermo. Ciro Lamonte, candidato a sindaco di Palermo, anche a te un bocca al lupo per la tua campagna elettorale, si voterà a giugno, quindi saremo un po' curiosi di sapere come è andata. In bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, tra un po' ci prepariamo ad ospitare Gaetano Cammarata, altro candidato a sindaco, e siamo pronti per conoscere l'ultimo candidato di questa tornata di conoscenze che abbiamo fatto in casa Minutella. Diamo il buon pomeriggio a Gaetano Cammarata, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Ascoltatori. Allora, Maglio, partiamo subito. Ma innanzitutto facciamolo presentare. Esatto. Perché non tutti lo conoscono, si candida a sindaco con che forze come mai? Perché? Operaio, 62 anni, non posso andare in pensione per adesso e quindi ho fatto diverse esperienze come candidato, l'ultima l'ho fatta 5 anni fa, però poi non ho dovuto ritirare la candidatura per motivi tecnici, sposato, 2 figli. Lista a supporto? Lista a supporto solo quella che abbiamo noi, uno di noi, con... perché il sindaco abbiamo fatto questo gruppo noi circa 10 anni fa, come candidato il sindaco deve essere uno di noi, perché uno di noi rappresenta uno di noi, cioè sarebbe tutta la gente al di fuori dei partiti che ci possa essere persone come noi, che possiamo dialogare. A me mi fermano in mezzo alla strada e mi fanno tutti gli auguri,
spero che portano bene, poi non so cosa può succedere. Ma in passato esperienze politiche ne hai avute? Sì, io sono la prima volta mi sono candidato come consigliere di circoscrizione e sono diventato, ero arrivato quarto, poi due si sono ritirati e ho preso io il posto della prima circoscrizione, ma per un 2-3 mesi. Poi ho fatto una candidatura alle regionali con Margherita per la Sicilia. E poi ho quanti voti hai preso? Ho fatto la candidatura nell'arco di 10-15 giorni, ho preso 258 voti. Poi ho fatto nel 2006... Un successore. Sì, tenendo conto che nella lista c'erano candidati sindaci dei paesi che già avevano lavorato 5 anni a fare campagna elettorale. Hanno preso io 250 e non avevano 480. Non dico il nome perché non è giusto. Però il capo della Margherita, quello che si occupava della Margherita della Sicilia, me l'ha detto, dice, hai fatto più tu, dici, in 15 giorni, ma non loro, dice, che hanno 5 anni di campagna elettorale. Tra parentesi, sono uomini politici, già affermati, sono sindaci uscenti, ma quantomeno hanno lavorato, cioè, tu hai preso di più di loro. Poi nel 2007 ho fatto una lista Palermo Libera per Orlando Sindaco e ho accompagnato il professore. Il professore all'epoca aveva 9 liste a supporto. Io sono arrivato quarto con la mia lista, siamo arrivati quarti. Sotto di noi sono andati addirittura pure i comunisti italiani di Deliberto, la lista Chanot, del professore Chanot, poi c'era la lista dei nuovi socialisti. Sì. La nuova democrazia di Roma che erano sponsorizzati, gente con okay, sì, no, la prima domanda che ti faccio è questa, perché lo dico sempre, io faccio il conduttore, sì, il direttore qua, il giornalista, vero? Sì. Io sono sempre delle curiosità di carattere umano. Sì. Ma tu ce l'hai un'idea di che cosa significhi fare il sindaco? Sì. O dici no, tu, no, mi è come sa food e come si conta? Perché a volte uno dice, sì, adesso arrivo io, risolvo tutti i problemi. No, e io tu ce l'hai un'idea di perché cosa significa amministrare? Noi l'abbiamo pensato, perché hanno fatto una riunione. Hanno chi? Hanno fatto una riunione, chi? La CISL, a San Paolo Palace. Hanno invitato tutti i candidati, a me non mi è arrivata nessuna comunicazione, punto. Poi hanno fatto un'altra riunione al Gonzaga, sì, gli alunni, e a me non mi è arrivata neanche una comunicazione. Allora incomincio a pensare, forse pensano che non ha niente di preparato, oppure è come tipo si sta candidando solo per dire sono candidato. No, abbiamo preparato noi un bel programmino per Palermo. Sì. Il punto fisso mio, proprio il chiodo fisso, che non hanno mai fatto nessuno, ne hanno parlato tutti, ma nessuno ha portato mai avanti a supporto del cittadino, del popolo, chiamiamolo come vogliamo, la casa, che è la priorità di ogni persona. Sì, Gaetano, però sai, adesso lungi da me dal prendere le difese dal Gonzaga o dalla CISL, non li conosco nemmeno. No, perché non ho niente da rimproverare. No, ma magari la gente non lo sa nemmeno che sei candidato, capito? Mi scusi, quando io faccio la comunicazione... Sì. Voi da dove l'avete preso che io ero candidato? E noi facciamo questo mestiere. Ecco, e allora loro, i candidati, quelli che si occupano di fare la riunione, come si sono informati che c'è Tizio, Carlo Martino e Sempronio? Sì. Ci sono pure io, Ichis. Ok. Perché non cercate? Ok. Allora, non ho nulla da rimproverare. Ma uno è il padrone di fare quello che voglio, prego. Attenzione. Parliamo un attimino, in particolare del dibattito alla CISL da cui lui faceva riferimento, l'ho moderato io, effettivamente lui non c'era, cioè gli invitati, io mi sono occupato di moderarlo, non di fare gli inviti, però è anche vero, e questo lo posso testimoniare, che in più di un'occasione anche io ho cercato senza riuscire a trovare, poi dopo l'abbiamo trovato, ma anche io ho avuto difficoltà a rintracciarlo, quindi da questo punto di vista mi permetto di consigliare di rendersi magari un po' più reperibile un sito internet, una pagina. Questo è un consiglio, sì, a prescindere dalla domanda. Sì. Ma a meno che tu non voglia fare come il claim, poi, quello del sale, no, io cercate, non mi trovate. Ho dato comunicazione all'ANSA. Sì, sì, sì. E l'ANSA ha messo l'articolo. Ok. Però dall'articolo penso che tutti lo abbiano letto. Non posso dare io, cioè potrei dare tutta la notizia a tutti i servizi giornalistici. L'ANSA vanno a leggere tutti l'articolo e ha fatto un articolo così.
Attenzione. Detto questo, era solo, no, il mio era solo un consiglio, ci mancherebbe altro. No, cioè, ma io accetto, ma il consiglio, questo, attenzione. Ma detto questo, dico, consiglio che comunque ribadisco perché sarebbe opportuno, ma questo nel caso in cui si vada avanti, sarebbe opportuno che comunque le comunicazioni vadano a tutti i mezzi di informazione. Detto questo, l'idea che avete per Palermo è questo, quello che noi dobbiamo far sentire alla gente. Sì. La casa, sì, ok, la casa. Come? Ma è cos'altro? Avete fatto un programma? Sì. Che cosa prevede questo programma in maniera veloce, in modo da spiegarlo alla gente? Noi, il mio chiodo fisso era sempre il discorso casa, perché, scusatemi, ci sono qua ragazzi, ora, nell'epoca che siamo attuale, ci sono persone che hanno 2-3 figli, le famiglie, e i figli sono lavoratori precari. Non si creano famiglia, perché? Perché non avendo il lavoro o hanno un lavoro precario che guadagnano poco, sono magari fidanzati, non si possono sposare perché non possono affrontare le spese di casa e cose varie. Io mi sono rivolto a uno studio di architetti, di un cliente mio, e gli ho chiesto quanto costa una casa costruita in un palazzo di 7 piani, 3 appartamenti per piano, da 85 metri quadri, da 80 a 90 metri quadri. Il costo per ogni appartamento sono 3 per 7, 21 appartamenti. Per ogni appartamento veniva a costare 45.000 euro. Ora, io che sono sindaco di una città, a me non interessa guadagnare o speculare su te che sei un cittadino che poi mi vai a pagare le tasse. Ti metto in condizione di avere la casa tua, non casa popolare, attenzione, perché casa popolare è tutta un'altra cosa. Io ti metto in condizione di avere a te la tua casa, di avere la casa a 300 euro al mese, pagabile in 30 anni, senza anticipo. Io consegno, si fanno, naturalmente fate la persona fa le documentazioni e tutte cose, dimostrano che possono pagare, ma c'è un minimo e un massimo. Certo, quello che ha 50.000 euro all'anno non viene da noi a cercare casa. Quando noi diamo una casa a una coppia di ragazzi che devono sposare, metto punto e poi ripartiamo, prima dei ragazzi vengono i padri, vengono le famiglie, perché io pago 500 euro al mese, attenzione, più condominio, quindi ed è pesante ora pagare 500 euro al mese. Se io do la possibilità alle persone di pagare 300 euro al mese in 30 anni, a 300 euro al mese, quando io ho fatto un piano di sviluppo di circa 1.300 case costruibili in 3 anni, 1.000 appartamenti a 300 euro l'uno, sono 300.000 euro al mese che entrano al comune, automaticamente poi si va a riciclare tutto il contesto generale delle case, perché come comune io ti do la casa, ma già ti responsabilizzo, tu sei proprietario della casa, fino a 30 anni paghi, dopo i 30 anni puoi venderla, sempre poi dandola la cosa. Abbiamo capito, anche perché mi riporti, per quanto dici tu, non case popolari, non ma case mi riporti indietro nel tempo, quando il buon... Bravo. Il buon sindaco Isidoro diceva altre cose, case per tutte nel senso, esatto, di case popolari, no, io invece qua sto dicendo già la cosa mirata, con un progetto, esatto, dove andiamo a fare non i casermoni, palazzi, anche hai già idea dei posti dove si potrebbero fare queste cose? Ci sono i soldi, le infrastrutture e i terreni. Non me le inventate, perché io potrei anche andare ora in giro e fare i soldi. Da dove li prenderesti per fare le case? Da dove li prendi i soldi per fare le case? I soldi, il comune di Palermo ogni anno usciva dai 10 ai 12 milioni di euro solo per buona integrazione affitto. Il buona integrazione affitto, che poi io una volta l'ho preso, cosa significa? Non è che te lo dà ogni mese, te lo dà alla scadenza di un anno solare. Allora cosa succede? Tu intanto vai a pagare la casa, poi ti arrivano questi soldi. E invece no, questi soldi invece io per... Chi è quella persona che non paga più l'affitto e non prendi neanche l'integrazione in affitto, sapendo che fra 2 anni puoi avere la casa tua a pagare a 300 euro al mese? Penso che nessuno si può reclamare a dire: ah, ma non mi date più il buona integrazione in affitto. Ci sarà qualcuno che reclamerà. Però gente cretina questa, non è ignorante, è cretina. Allora senti, abbiamo mandato il nostro Antonio Turco una clip che già i nostri amici casamento la conoscono bene, e tu no, perché non l'hai vista probabilmente prima. Sono una serie di palermitani che fanno una serie di richieste ai candidati, e te la facciamo vedere così puoi rispondere. Vabbè. Prego.
Buon pomeriggio Massimo, sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, no, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa? Cosa manca? Di tutto, di tutto, di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio? Un esempio, le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certa il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile. Sto litigando col microfono oggi in diretta. Allora, queste sono le domande che hanno fatto i nostri amici che il nostro Antonio Turco ha raccolto per le strade di Palermo. Sentiamo la risposta di Gaetano Cammarata. Prego. Per le strade. Sì. Perché si lamentano, le strade sono tutte buche, ed è vero. Noi nel programma abbiamo messo di fare delle squadre di operai del comune, Coime, Reset, quelle che sono, tutto il personale disponibile e che sappiano naturalmente il modo di lavorare, fare delle squadre circoscrizione per circoscrizione. Al momento in cui succede un danno, innanzitutto partire già con una manutenzione straordinaria di tutte le strade, perché è una cosa pazzesca. Ci sono buche, la gente parla di queste buche, ma ci sono buche dal 2007 che io le ho documentate con fotografie e cose, le ho mandate anche al comune, che ancora sono lì, e sono quelle di Villa Giulia. Villa Giulia c'è un avvallamento che è una cosa pazzesca. E queste di qua sono cose che andranno alla lunga ancora di più. E questi lavori sono stati fatti dalle ditte private. Ditte private che poi neanche hanno fatto, secondo me, neanche il controllo. Perché dopo una settimana vedere l'avvallamento della strada, e io personalmente dietro un TIR ho visto il TIR che si è inclinato, ho detto fra di me e me, Carlo, aggiustare le strade, manutenzione straordinaria, creare delle squadre al comune di Palermo pronte intervento per andare a intervenire appena telefonano e dicono alla circoscrizione fare sì. Queste cose subito, deve essere una squadra che subito parta circoscrizione per circoscrizione, non deve essere una circoscrizione, quello della prima circoscrizione andare a finire a Mondello, no, in quella circoscrizione avere il gruppo di persone, okay. Solo così possiamo dividere i lavori e poter lavorare e mantenere la città pulita. Bene. Polizia urbana. Okay. Polizia urbana, dunque, io ho sempre detto e lo manterrò sempre a dire, lo continuerò a dire, la polizia urbana ha bisogno di personale nuovo. Personale nuovo significa, voi sapete benissimo, via Francesco Crispi, lasciamo stare chi l'ha ridotto in questo stato, via Francesco Crispi, ora inizia il periodo estivo, provate a essere in via Francesco Crispi voi alle 7 di pomeriggio. C'è un macello di macchine che devono imbarcarsi, chi sbarca? Un vigile urbano non c'è. Assumiamoli questi ragazzi che vogliono lavorare, ragazzi che sono pronti per fare, facciamogli fare un corso di 2-3 mesi, spieghiamo come funziona, devono occuparsi solamente del traffico. Via Francesco Crispi a partire dalla Piana del Lucciardone, sì, fino a Sant'Erasmo, fino a Villa Abate, ogni 500 metri, una capanna, una gabbina, sì, un vigile urbano, uno che controlla il traffico, se c'è problema subito chiamare, arrivare in supporto di quelli che ci sono, altri vigili urbani, ma no, se manca il personale, perché tutti i vigili urbani dicono che manca il personale. Bene, allora,
abbiamo il tempo per un paio di domande veloci del direttore, poi ma andiamo alla prossima. La prima domanda fondamentalmente è giusto. Le squadre di intervento, le strade, i vigili urbani e i soldi per fare tutto questo dove li prendiamo? Ma i soldi stanno. Secondo lei tutte queste persone che si stanno candidando, perché con tutti questi soldi che loro pensano che arrivino, cosa devono fare? Allora, saranno destinate una parte per fare quello. Per i grandi piani di investimento, le grandi strutture, una parte andranno su questo. Dobbiamo prendere i soldi che mandano. Quanto cioè, arrivano? Parliamo del PNRR? Del PNRR, quelli sono i soldi che arrivano. E bisogna, quando il sindaco va a dire io prendo i soldi per fare queste cose, il popolo non gliene frega niente di quello che cosa fa il sindaco. L'importante è che mette in condizione il popolo di poter vivere, di poter campare e di poter camminare. Ad esempio domenica non sapeva, non c'era portato in nessuna social e nessun giornale che c'era la gara podistica a Sciapapà. Io mi sono trovato bloccato. Poi ho pensato, si aspetta, scendo col tram. Ho preso il tram, ho fatto a piedi un macello e ho domandato alle persone, scusatemi, ma lo sapevate? Dice, non sappiamo niente, non abbiamo saputo niente. Quindi c'è disinformazione anche da loro stessi. Perché se fai una Sciapapà e ci sono 15.000 persone, perché mi avete chiuso tutta via Roma? Tutto un tratto, chiudetene metà, lasciate la metà per quanto passano le macchine o i motori o le carrozze, quelle che sono. Senti, non chiudete di... tutto, chiudiamo tutto, non significa niente. In caso di ballottaggio, con chi ti piacerebbe? No, se io vado a ballottaggio vinco. Esatto. Sì, perché sicuro. La gente secondo me andrà a votare il candidato che io sto parlando papale, non sto parlando articoli di fondi comunali, fondi europei, sto parlando papale di quello che voglio fare. Se voglio andare al ballottaggio, onestamente parlando, mi piacerebbe andarci con un amico. Chi è? Con Fabrizio Ferrandelli. Anche perché ho avuto modo di, ci conosciamo da tempo, quindi non abbiamo mai avuto. Appena visto il mio bigliettino mi ha detto una cosa, disgraziato, dice, io mi hai fregato, dice, io volevo a te, cioè, mi dispiace Fabrizio, nel senso buono della parola. Maglio, hai un'altra domanda e chiudiamo? Beh, velocemente, visto, ha accennato al tram sì o tram no a Palermo? Tram sì, però bisogna ampliarla, in che senso? Il tram è pure, bisogna farlo senza tutte queste palazzine che hanno costruito loro, queste ringhiere, perché hanno occupato tutte le strade. Tram sì, con carrozze più piccole, più frequenti, però solo non, in via Libertà no, in via Ruggero VII no, anche che c'erano prima, io ho visto foto e filmate dove ci sono ancora i ferri in via Cavour, Angolo Massimo, che hanno coperte, a Piazza Marina, tutto, ci sono anche questi, ora li hanno levati e li riprendiamo, allora togliamoli, mettiamo la mobilità con i pulmini elettrici sul gommato, invece di mettere questi autobus di 300 metri, mettiamo i pulmini, 20 persone in più, 20, solo 20 persone, metti più pulmini, metti più autisti, incassi più soldi, non con gli abbonamenti. L'AMAT deve andare a fare i biglietti con il bigliettaio. Le faccio un esempio, forse già lo sapete, Firenze ha la stessa capacità di mobilità di Palermo, gli stessi cittadini che salgono sugli autobus. Firenze incassa circa 220.000 euro di biglietti, noi niente. Vabbè. Io salgo sui tram e non paga nessuno, rega su tutti. Allora, Gaetano, potrei dire che Blog Sicilia, Video Reject, Semi Nutella ti hanno invitato, hai potuto dire la tua, e quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di parlare, perché ho diversi amici miei in contatto, già sapevano che ero invitato. Grazie a voi per la vostra disponibilità. Grazie a te, in bocca al lupo, e grazie. Sentiremo parlare di te certamente. Speriamo bene.